一名意大利女性走神高手，近几个月来一直在安第斯国家内挑战高空走神。目前为止，她以惊人的勇气与平衡感完成横越拉巴斯的摩天大楼和南美国家安第斯山脉间的冰湖。白雪皑皑的群山环绕着两条冰河之间的冰湖，意大利女性走神高手坎波里欧尼正在南美洲的安第斯山区以稳健的步伐走在扁带上，穿越海拔超过5200公尺的冰湖。Non penso che mi ha condizionato tanto l'altitudine, anche perché vivo a 300 metri sopra la Paz di dislivello a Peñas, e quindi sono abbastanza ben acclimatata.Anche praticando montagna, alta montagna, sono abituata a queste quote, ormai dopo 8 mesi che sono qua continui. E sulla camminata che ho fatto nel Ciociacomani invece mi ha affettato abbastanza, perché eravamo a 5200 metri sul livello del mare e l'ambiente di un ghiacciaio è impressionante, quindi lì sicuramente mi ha condizionato, qua non credo.除了九月完成横跨冰湖的壮举之外，十月坎波里欧尼也在拉巴斯市中心两座建筑物之间展现他高超的走神技巧。È stato molto emozionante farlo tra due edifici. Era la prima volta che montavo una slackline tra due edifici. E sono abituata a farlo in montagna, in zone naturali, intorno ad alberi, rocce. E avere davanti un edificio che cade a picco sulla strada, la strada con persone, la feria, vedere il traffico.Vedere gli edifici, vedere tutta la città attorno a me è comunque un'esperienza abbastanza forte, però allo stesso tempo mi piacerebbe rifarlo sicuramente.走神高手凭借绝佳平衡感完成高难度地形的极限挑战，让难以触及这项体验的民众们大饱眼福。